Interrogazione circa le procedure riguardanti l'affidamento del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla situazione relativa a Rimini. La parola al consigliere Bertani, a 6 minuti. Risponde l'assessore Gazzolo. Sì, il 29 settembre il Consiglio d'ambito di Atersi ha preso due importanti decisioni, una riguardante Reggio Emilia in cui decide la procedura di affidamento del servizio idrico integrato secondo il regime dell'in-house providing, previa verifica, e una riguarda il servizio integrato del bacino di Rimini dove si valuta la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica, salvo che entro il corrente anno il Consiglio Locale di Rimini deliberi una differente proposta. Praticamente con questa delibera Atersir ha commissariato il Consiglio Locale e ha detto: siccome non vi esprimete andremo a gara. Nonostante tutto quello che sui territori si dica, nonostante tutto quello che è sempre stato promesso riguardo alla gestione dell'acqua pubblica. E allora volevamo chiedere a lei, Assessore, se non si ritiene di dare un sostegno a questo Consiglio locale tramite Atersir e i suoi strumenti, che sappiamo Atersir andrà potenziato proprio per aiutare a valutare la possibilità di un affidamento, quindi tramite un piano anche tecnico finanziario dell'in-house providing, perché pare che il Consiglio d'ambito locale questo sostegno o non l'ha ricevuto o non ha avuto volontà di esprimerlo. Grazie, anche se i tempi sono molto stretti. Grazie. Sì, preciso che l'individuazione della forma di affidamento del servizio idrico integrato è una competenza di Atersir, come lei ben diceva, ente autonomo dei comuni per l'esercizio delle proprie funzioni in tale materia, come disposto dalla normativa nazionale e regionale, in particolare l'articolo 3 bis, comma 1 bis del decreto legislativo 138 del 2011, prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. E ricordo che la normativa in materia prevede 3 modelli di affidamento: tramite gara ad evidenza pubblica, a società mista con gara a doppio oggetto ed in house. E l'ente di governo dell'ambito ottimale può esercitare la propria discrezionalità di scelta. L'ente regionale non ha competenza nel merito delle scelte dei comuni relative all'esercizio di funzioni di così rilevante importanza. Ciò che preme evidenziare è che qualunque sia la scelta delle modalità di affidamento, la gestione deve essere improntata ai principi di efficienza, economicità e qualità del servizio. Evidenzio infine che il Consiglio d'ambito ha dovuto procedere ad individuare la modalità di affidamento e ad avviare le relative procedure per rispettare i termini previsti entro il 30 settembre 2015 dalla normativa nazionale in merito ai nuovi affidamenti del servizio idrico integrato. Quindi, anche per favorire questi importanti percorsi finalizzati a definire modelli di gestione efficaci, economici e di qualità, in sintonia con le aspettative e le specificità dei territori, la Giunta regionale è impegnata a garantire il potenziamento di Atersir attraverso il miglioramento della sua governance e l'allargamento e la specializzazione della sua dotazione organica. Grazie, sì, ovviamente non sono soddisfatto, ovviamente non è tutta colpa dell'assessore, però qua oggi dopo un PD incendiario, prima e dopo il referendum sull'acqua, adesso sono diventati tutti pompieri a livello locale e a livello regionale, perché con un atteggiamento farisaico si liquida il problema dell'affidamento adducendo a tempistiche, difficoltà economiche o imposizioni che arrivano dall'Europa. Però se l'intenzione delle amministrazioni era quella di cercare davvero una soluzione che andasse verso l'acqua pubblica, beh, allora non è stato fatto. A livello regionale, secondo noi, tramite Atersir non sono stati dati ai consigli locali strumenti forti per vagliare ipotesi differenti. E a livello locale si è scelto di non muovere un dito, nonostante ci fossero mozioni approvate nei consigli comunali di Rimini e di Sant'Arcangelo, nonostante le promesse, ad esempio, del sindaco Gnassi già nel 2011,
che sottoscrisse addirittura un documento pubblico prima del ballottaggio in cui diceva che si impegnava a promuovere con i mezzi istituzionali a sua disposizione una politica di gestione dell'acqua finalizzata alla ripubblicizzazione del servizio idrico, ad assicurare la più ampia partecipazione della cittadinanza nel controllo e nella gestione dell'acqua, a ribadire l'acqua come un bene non commerciale. Invece l'unica cosa ottenuta dopo una serie di pressanti richieste è questo studio di prefattibilità da cui dovevano emergere alcune indicazioni, ma poi non se ne è fatto nulla. Anche qui un ritardo che secondo me è calcolato, visto la decisione alla fine su questo affidamento automatica presa dal Consiglio d'ambito, perché pare non ci sia un'alternativa. Quindi la strategia scelta, ribadisco scelta, è stata quella di lasciare passare il tempo per poi giocare allo scaricabarile o a nascondino. I consigli locali non deliberano, dice la Regione. Il Consiglio d'ambito ci costringe, dicono i sindaci. Così andiamo verso il contrario di quello che hanno chiesto il 95% di quelli che hanno votato. L'acqua finisce sul mercato, non è più un bene pubblico. E non pensate di tranquillizzare voi stessi e la gente pensando tanto la gara la vince una delle nostre multi utility regionali o italiane che comunque hanno controllo pubblico, voi che ancora ci credete. Qua si fa una gara europea e almeno che voi abbiate capacità di preveggenza o altre capacità, non lo so, sulle gare, qua arriveranno i grandi player europei privati, tipo Veolia, a gestire la nostra acqua. E saremo così per altri 30 anni dopo. Non si è voluto fare nessun tentativo di esplorare strade alternative, valutazioni serie tecniche e economiche, azionariato pubblico, cassa depositi e prestiti, un serio calcolo del costo di subentro di un'eventuale società pubblica, di ampliare il campo di azioni di Romagnacqua. Non è stata esplorata nessuna di queste opzioni. Chiediamo noi che in questi pochi mesi si faccia un estremo tentativo, anche se sicuramente è molto difficile, perché altrimenti come classe politica locale e regionale vi prendete una grande responsabilità di ipotecare il futuro dell'acqua pubblica per i prossimi 30 anni. Grazie.